esempio, come Lidia, come Verità, come Vita. I mostri che incontri per strada sono i bambini cresciuti senza amore, come fiori d'erba senza rugiada del sole d'estate, bruciati dal calore. Sono corpi straziati, bagnati di pioggia, son dita gialle di cinghie raccattate. Sono lo zerbino quando scendi la loggia, sono le bestemmie contro le bastonate, i reclusivi vinti, i diseredati, i ladri, quelli che non fanno la guerra, i disertori che imbrattano i quadri, i morti di fame, i dannati della terra, quelli senza storia, senza un padre, senza divisa, senza un colore, senza fratelli, orfani di patria e madre, figli del vento, di foglia, di odore, poeti derubati, di sogni e di luna, ragazze comprate, poi violentate, alcolizzati, senza più fortuna, donne drogate, poi sventrate. Sono gli anarchici, i mostri inquieti, i visionari, immaginari, creduloni, sognano un mondo di giorni lieti, e ridono degli insegnanti buffoni, guarda i nemici delle nostre ricchezze, sono gli assenti dalla nostra cultura, mettono in dubbio le nostre certezze, di questi mostri bisogna aver paura, ma guarda lì bene, guarda lì in viso, sono sinceri, buoni come il pane, non scappare, regalagli un sorriso e ti saranno fedeli come un cane, 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 come un cane, 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 come un cane, 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 cane. Quindi anche la figura di Cristo resta comunque un valore, anche perché non ci ha dato niente di scritto se non il fatto di dire seguite me, di lui si è proposto come esempio, come via, come verità, come vita.